Buongiorno a tutti, eh, mi presento, intanto sono Antonella Trigari, professoressa del dipartimento di Economia di questa università e quest'anno ho avuto il piacere di coordinare insieme a Geroma Haddad e alla nostra al professor Geroma Haddad e alla project manager la dottoressa Paola Monti eh, le attività e la ricerca di questo ultimo terzo anno di progetto eh, sullo skill mismatch in Italia. Innanzitutto ringrazio il Rettore e Francesco Cardinali per la, la presentazione e l'introduzione, e una brevissima introduzione su quali sono i temi che affronteremo oggi, di che cosa si parlerà. Dunque, si parlerà di competenze sul mercato del lavoro, in particolare di offerta di competenze che i lavoratori tutti noi portiamo sul mercato del lavoro con la nostra eh, formazione, la nostra istruzione. E, eh, Poiché l'acquisizione delle competenze avviene prima di tutto sui banchi di scuola, partiremo da quella che è la scelta del percorso scolastico e formativo a livello di scuola secondaria superiore. Ci muoveremo poi a parlare di scelta delle università, di campi di studio, di facoltà e transizione dall'università al mercato del lavoro. Il mio ruolo oggi sarà un pochino quello di dirigere i lavori, quindi vi, vi illustro brevemente come sarà organizzata la mattinata. Eh, partiremo a parlare di questi temi con la presentazione di due lavori scientifici. E il primo lavoro sarà, che è un lavoro della professoressa Pamela Giustinelli e del professor Nicola Pavoni, che purtroppo non può essere qui oggi per malattia. Eh, verterà su quali sono i fattori principali che determinano la scelta della scuola secondaria superiore. Tra l'altro, eh, la tempistica è quasi perfetta perché proprio ieri si sono chiuse le iscrizioni online sul sito del, del MIUR per eh, i ragazzi per la scuola secondaria e eh, l'analisi si focalizzerà su un aspetto particolare. Eh, nuovo, forse un po' sottovalutato, che riguarderà da un lato il grado di conoscenza di quelli che sono i percorsi formativi e dall'altro, ci spiegherà meglio la professoressa Giustinelli, il grado di incertezza associato a, che sono, a quelli che sono gli esiti o le conseguenze di eh, specifiche scelte di, ehm, di for formative. Um, ci aiuterà a discutere questo lavoro la professoressa Barbara Leoncini dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack, che da anni si occupa di orientamento, uh, è la responsabile dei progetti di orientamento dell'Istituto e ci darà la sua visione uh, sul campo. Um, poi eh, ci muoveremo con la presentazione del secondo lavoro del professor Massimo Anelli di questa università che studierà la transizione dall'università al mondo del lavoro, concentrandosi in particolare sulle differenze che emergono per tipologia di facoltà, campi di studio e, e discipline. E l'analisi è consentita dalla, dalla costruzione di un dataset ricchissimo su che segue praticamente 30-35 mila studenti del, eh, di una grande città d'Italia, di, Milano, a partire dalla scuola secondaria superiore fino a 25 anni dopo l'università e ci spiegherà, usando questi dati, quali sono gli esiti occupazionali, retributivi e di carriera, sia di breve che di medio periodo, eh, per questi ragazzi. Il lavoro verrà discusso da Daniele Checchi, professore dell'Università Statale di Milano e anche membro del Consiglio Direttivo eh, di ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e la Ricerca, e il quale da sempre si occupa di questi temi, sia da un punto di vista prettamente scientifico-accademico, ma anche di, di policy. È sempre stato molto presente sul, eh, sul campo, nel dibattito italiano. Eh, dopo le, le discussioni di questi due lavori raccoglierò qualche domanda e qualche intervento dal pubblico perché vogliamo che questo evento sia anche un evento di interazione e di scambio. Nei limiti dei tempi disponibili avremo 20 minuti per le presentazioni, 15 minuti per le discussioni e 10 minuti per le domande, quindi poi se ci sarà tempo lasceremo anche la possibilità ai relatori di rispondere. Vi sarà poi un coffee break e poi la seconda parte della mattinata proseguirà con una tavola rotonda moderata dalla eh, giornalista del Sole 24 Ore, Rosalba Reggio, e che vedrà l'intervento di interlocutori di provenienza diversa. Avremo rappresentanti del mondo imprenditoriale. Eh, rappresentanti delle istituzioni, istituzioni di policy, l'Ox in particolare, e anche una responsabile delle politiche di orientamento di una importante università italiana, l'Università di Pavia. E qui l'idea è cercare di capire qual è la visione di chi domanda lavoro e poi eh, provare a capire quali sono le politiche che eh, possono essere me messe in atto e le, le iniziative di livello anche più, più pratico per ehm, risolvere lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro che come vedremo eh, verrà documentato nel corso della presentazione della mattinata. Infine alla tavola rotonda seguirà un intervento della dottoressa Giovanna Barbieri, direttore generale dell'ufficio statistica e studi del MIUR che ci illustrerà le iniziative del MIUR volte a sostenere progetti di orientamento e qual è la visione del Ministero per quel che riguarda l'utilizzo delle banche dati ricchissime che loro hanno a disposizione per monitorare l'evoluzione degli esiti sia scolastici che occupazionali dei, dei ragazzi italiani. Dopo, infine, una brevissima conclusione e poi vi offriremo un pranzo. Quindi inviterei a questo punto la professoressa Pamela Giustinelli sul palco e la professoressa Barbara Leoncini e iniziamo con le presentazioni.